le preghiere dei santi nel cielo e delle anime giuste in terra sono profumo che non andrà mai perduto. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Ancora una volta Padre Pio ci viene incontro con un suo insegnamento, un suo pensiero, una sua esortazione che ci accompagna, ecco, nell'arco di questa giornata, ecco, perché la viviamo nella serenità, nella pace, nella gioia del cuore. Padre Pio ci dice che le nostre preghiere non sono mai inutili. Dice Padre Pio, un pensiero molto breve, le preghiere dei santi nel cielo e delle anime giuste in terra sono profumo che non andrà mai perduto. È di grande incoraggiamento questo pensiero. Quante volte noi sperimentiamo, sentiamo, pensiamo, riteniamo che le nostre preghiere possano essere inutili, che possano essere tempo perso. Anzi, oggi tanti ritengono che la preghiera sia un esercizio inutile, ecco, che sia più utile rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro, soprattutto per sollevare le sofferenze o le difficoltà altrui, quindi ecco, una carità più attiva e meno preghiera, perché la preghiera in fondo, ecco, non serve a nulla o serve a poco. Questa mentalità utilitaristica oggi è molto presente anche nella Chiesa, in me molte volte si può infiltrare, perché oggi quello che conta è il fare, l'essere efficaci, il produrre, e allora il pregare sembra inutile. Quando pensiamo a una vocazione, a una suora, a una giovane che viene chiamata ad andare magari in terra di missione e a impegnarsi per sollevare le sorti dei poveri, degli emarginati, noi magari l'ammiriamo e la rispettiamo e anzi la incoraggiamo. Se troviamo una giovane che vuole entrare in un monastero di clausura, ci sembra una vita persa, sciupata, che vai a fare? Ecco, vai a perdere la vita tra quattro mura. Ecco, sembra inutile. Questa è un po' alle volte una mentalità che è entrata anche un po' in alcuni ambienti ecclesiastici e di cui possiamo anche noi essere in qualche modo contagiati. Ecco, Padre Pio ci ricorda che la preghiera non è inutile e che non va mai perduta e che dobbiamo dunque pregare sempre con fiducia. Chissà quante grazie, ecco, il Signore elargisce in virtù anche delle nostre povere e misere preghiere, anche a persone che forse noi non conosciamo, ma che ne hanno bisogno. Quante grazie il Signore sparge, ecco, in tante anime che magari ne hanno bisogno, che noi non conosciamo e che in virtù della preghiera dei giusti, come dice Padre Pio, e dei santi in cielo, ecco, ottengono la grazia della conversione, della guarigione, della salvezza, del superamento di tante difficoltà. La nostra preghiera non è inutile, nessuna preghiera è inutile se fatta con il cuore, con amore e con fede e con perseveranza. E allora preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, anche in questa giornata, con grande gioia, con grande impegno, confidando che il Signore, che nostro Padre ci ama, ci esaudirà. Pace e bene a tutti.